cambiano le avversarie, ma non sembra cambiare l'andamento delle partite, per fortuna per i colori italiani, perché la Francesca Schiavone ha cominciato subito in quarta, ha fatto su il primo gioco del primo set, aveva del resto il servizio a disposizione, ma si vede subito che è entrata in campo concentratissima, con la voglia di vincere anche questo terzo match dell'incontro Stati Uniti-Italia. Dunque Francesca Schiavone per ora sulla Melanie Uden, un gioco a zero nel primo set. A te studio. Si gioca da 16 minuti Francesca Schiavone contro Melanie Uden, la numero 7 del mondo, l'italiana contro la numero 67. Ebbene, la Uden conduce per due giochi a uno nel primo set, dunque con un break di vantaggio. La musica è tutta un'altra rispetto a ieri. L'inizio strepitoso di Francesca è stato subito stoppato da Melanie Uden, che naturalmente ha anche una certa rabbia in corpo, essendo stata preferita ieri dalla capitana Mary Jo Fernandez, dalla Coco van der Weg. Dunque si vuole un attimo vendicare, diciamo così, dimostrare di essere molto brava in campo. Ieri erano passati solamente 34 minuti nel primo set a Francesca Schiavone per avere la meglio sulla sua avversaria, la giovanissima van der Weg, ma oggi evidentemente la musica è completamente un'altra, l'italiana si dovrà impegnare molto di più. A te studio. Si gioca da 27 minuti con Melanie Uden, che sta mettendo un po' sotto pressione la nostra Francesca Schiavone, 3-2 nel primo set per la numero 67 del mondo. Ricordiamo Francesca Schiavone ieri un'ottima partita contro la giovanissima Coco van der Weg. Questa mattina, anzi questo pomeriggio americano, l'italiana sta mostrando un piccolissimo calo di concentrazione, non riesce bene a trovare la misura dell'avversaria e per ora sta un po' subendo il gioco della Uden. In questo momento è al servizio proprio l'Uden, che è sotto però 0-15, ma la Schiavone mette un dritto direttamente in rete, dunque 15 pari. Sarà dura conquistare questo terzo punto per le italiane, ma Francesca Schiavone, siamo sicuri, ce la metterà tutta con il suo solito agonismo. A te studio. Dopo due break contro break da entrambe le parti, eccone un altro poco fa a favore di Melanie Uden, che sta giocando con una concentrazione feroce per contrastare la numero 7 del mondo, nonché, ricordiamo ancora, vincitrice del Roland Garros quest'anno a Parigi, Francesca Schiavone. E per la verità la Uden, dall'alto del suo numero 67 del ranking mondiale, sta effettivamente mettendo in difficoltà la nostra rappresentante. L'americana conduce 4-3 nel primo set, proprio lei al servizio ed è avanti in questo momento 30-15. Vediamo una Francesca Schiavone un po', non dico preoccupata, ma un po' tesa in campo, sta cercando di prendere le misure all'avversaria, che la sta mettendo un po' in difficoltà. Poco fa c'è stata un volée di rovescio bellissima di Francesca Schiavone, il pubblico numeroso presente nella Sports Arena di San Diego inneggia naturalmente alle americane, ma c'è anche un folto gruppo di tifosi italiani che a ogni bel punto della leonessa italiana naturalmente fa grandissimo tifo. Ancora un bellissimo punto in questo momento, un bellissimo dritto di Francesca Schiavone, 30 pari, speriamo che continui così, che l'italiana riesca a trovare la sua continuità e la sua varietà nel gioco per poter abbattere questa avversaria e conquistare così il terzo e decisivo punto per portare a casa la Fed Cup per la terza volta per la nazionale azzurra. Te studio. Rapidissimo aggiornamento per dirvi che Melanie Uden ha vinto il primo set 6-3. A te studio. Si fa complicato il pomeriggio per Francesca Schiavone, che ha perso il primo set da Melanie Uden per 6-3 ed è sotto anche nel secondo set per 3-3. L'italiana non riesce proprio a entrare in questa partita, mentre Melanie Uden sta facendo vedere le sue cose migliori. Ricordiamo la numero 67 del mondo, l'americana, in fondo ha tutti i colpi giusti e sta facendo il suo gioco, niente di speciale, ma dobbiamo dire che Francesca Schiavone, che proprio non riesce a trovare la misura dell'avversaria e a praticare il suo solito gioco variato, che mette di solito sotto pressione le altre giocatrici. Addirittura 28 errori gratuiti per Francesca Schiavone fino a questo momento, e non è proprio da lei. Ricordiamo, questo è il match Italia-Stati Uniti, l'Italia conduce già per 2-0, perché ieri i due primi singolari sono stati vinti dalle azzurre. Questo è il terzo match dell'incontro, ricordiamo ancora che l'Italia è alla sua quarta finale in 5 anni.
alla caccia dunque del terzo titolo dal 2006, nel 2006 lo vinse contro il Belgio, l'anno scorso l'Italia lo ha vinto proprio contro gli Stati Uniti a Reggio Calabria, allora era terra rossa, questo invece è materiale sintetico, si gioca in un palazzetto, dunque naturalmente più difficile per le italiane, ma proprio oggi Francesca Schiavone almeno fino a questo momento non c'è in campo. A te subito. Allora scusa Doriana, ricordiamo ancora il punteggio. 6-3-3-0 a favore di Melanie Uden al servizio Francesca Schiavone che conduce 15-0 nel quarto gioco del secondo set. Sì, il momento è quasi decisivo perché l'americana Melanie Uden conduce 5-1 nel secondo set sulla nostra Francesca Schiavone e al servizio proprio la Uden 30 pari in questo momento, l'americana era avanti 30-0, si è fatta raggiungere, sono evidentemente momenti delicati per entrambe le giocatrici, soprattutto per la nostra Francesca Schiavone, irriconoscibile oggi in campo, effettivamente è stata l'Auden a fare il gioco solito della Schiavone. Ora ci prova ancora l'Auden e ce la fa sotto rete, mette una palla vincente che sulla quale Francesca Schiavone non riesce ad arrivare e c'è il primo match point a favore di Melanie Uden. Forse dobbiamo dirlo sinceramente, non ce lo saremmo aspettati, anche perché un'ora e 17 l'americana con grande facilità ha messo in difficoltà e sta portando a termine questa partita, non si può mai dire fino all'ultima palla, ma insomma la vediamo davvero difficile per Francesca. Dunque al servizio l'americana che mette fuori, anzi no, viene giudicata dentro, viene chiamato l'occhio di falco, già stava agitandosi e festeggiando Melanie Uden, ma nel tennis come sapete in Fed Cup c'è il famoso occhio di falco, la moviola in campo, si vede che la palla è dentro e Melanie Uden conquista questa partita, dunque con un punteggio assai severo, 6-3 6-1 a favore di Melanie Uden, gli Stati Uniti si portano sul 2-1, fra pochissimo in campo Flavia Pennetta contro Coco Van der Weg, aspettiamo ancora il terzo punto vittorioso per l'Italia, ma a questo punto non diciamo più niente per una totale scaramanzia. A voi studio. E dunque siamo 2-1, grazie per il momento a Doriana Raia, ovviamente noi non potremo seguire in diretta tutto il match, ma la nostra inviata interverrà durante i GR della mezzanotte qui su Radio 1, grazie, IGR della notte, grazie alla nostra inviata. Ore 24. Sì, Flavia Pennetta in campo contro la numero 2 americana Coco Van der Weg. Sono sul 1-1 nel primo set le due giocatrici, anzi proprio in questo momento Flavia Pennetta si porta sul 2-1 per la prima volta in questa sua strepitosa stagione. Francesca Schiavone, come dicevi tu Emilio Mancuso, ha avuto un passaggio a vuoto e di quelli pesanti, ha perso il terzo incontro del match Stati Uniti-Italia con l'incredibile punteggio senza appello 6-3-6-1 da Melanie Uden, come dire la numero 7 del mondo che si è dovuta praticamente inchinare alla numero 67 del ranking. Una Uden che ha mescolato le carte in campo, ha giocato praticamente da Schiavone, è riuscita lei a imporre il suo gioco riuscendo a spostare la sua avversaria da una parte e l'altra del campo. L'italiana è crollata anche sul piano psicologico, che di solito è la sua arma letale in più, ma come si diceva l'Italia è avanti 2-1 sugli USA, se dovesse servire la Schiavone si è detta disponibile a giocare anche il doppio. Noi naturalmente speriamo che non si debba arrivare al quinto punto. Torniamo allora a Flavia Pennetta in campo contro Coco Van der Weg, sono sedute sulle panchine le due, sentono tutte e due i consigli dei loro rispettivi capitani, 2-1 nel primo set a favore di Flavia Pennetta. Ore 1. Anticipiamo lo sport con il tennis perché a San Diego in California è in corso la finale della Federation Cup tra Stati Uniti e Italia. In campo per le azzurre c'è Flavia Pennetta. Sentiamo come sta andando dall'inviata Doriana Laraia.
Sì, infatti la Fed Cup, da qualche anno terra di conquista per le tenniste italiane, è a un tantino così dalle vogliose mani delle nostre azzurre, che non vedono l'ora di abbracciare la coppa per la terza volta in 5 anni. L'Italia partiva in questa seconda giornata, lo ricordiamo, in questa seconda giornata della finale con gli Stati Uniti, da un rassicurante 2-0. Oggi, ieri per voi, la netta sconfitta di Francesca Schiavone 6-3-6-1 da Melanie Houdin. In campo, come dicevi tu Beppe Sacchi, per il quarto incontro, Flavia Pennetta contro Coco Van der Weg. L'italiana si è aggiudicata il primo set 6-1 ed è avanti nel secondo 3-2. Il servizio è proprio nelle mani della pugliese, che conduce 40-0 nel sesto gioco del secondo set. Tutto bene fino ad ora per la pugliese, che appare assolutamente più in palla rispetto alla giornata di ieri. Se le cose andranno avanti così, fra pochissimo potremo anche noi urlare di gioia e alzare anche noi le mani al cielo. 4-2 in questo momento nel secondo set a favore di Flavia Pennetta, davvero a un tantino così dalla conquista della Fed Cup. A te Beppe Sacchi. Ore 2. Rai GR1. Un cordiale buonanotte a Beppe Sacchi. In apertura lo sport con il tennis, colleghiamoci subito con San Diego in California, dove l'Italia è impegnata nella Federation Cup, la Coppa Davis femminile. Linea all'inviata Doriana Laraia. Sì, e sono qui con una bellissima notizia. Stiamo facendo le interviste in diretta con le giocatrici italiane che hanno vinto per la terza volta la Fed Cup. Qui c'è un clima di grandissima festa. Flavia Pennetta è stata l'artefice finale di questa vittoria italiana, infatti battuto in modo assolutamente netto con un 6-1-6-2 la sua avversaria Coco Van der Weg. E dunque vittoria dell'Italia, che in fondo era nei pronostici, però è sempre una vittoria gradita. Ricordiamo le altre appartenenti alla squadra azzurra: Francesca Schiavone, che aveva perso il suo singolare di oggi, e poi Sara Errani e Roberta Vinci. È una vittoria di squadra, nominiamo anche loro, proprio perché è una vittoria di tutta la squadra, anche se le singolariste sono state effettivamente le artefici di questo successo. Dunque l'Italia ha ancora una volta battuto gli Stati Uniti, così come era successo l'anno scorso a Reggio Calabria, e per la terza volta si laurea campione mondiale. E da San Diego, con la collaborazione tecnica di Lino Guglielmo, linea allo studio. Da Charleroi a San Diego, passando per Reggio Calabria, le tre città magiche 2006, 2009 e 2010 per le tre Fed Cup conquistate dall'Ital Tennis femminile. Artefice del punto d'oro Flavia Pennetta, che ha conquistato con il suo gioco solido il punto decisivo battendo 6-1-6-2 Coco Van der Weg. Qual è la sua emozione? Beh, tanta gioia, è bello aver vinto per la terza volta questa Coppa, è bello aver chiuso così una stagione molto dura, molto intensa, che mi ha dato delle grandissime soddisfazioni, ma anche dei momenti un po' duri da affrontare, quindi adesso me ne vado in vacanza molto molto contenta. Il presidente della Federtennis Angelo Binaghi coccola tutte e quattro Schiavone, Vinci, Errani e Pennetta ed è il ritratto della felicità. L'ennesima grande soddisfazione che ci danno queste magnifiche ragazze, un match della Pennetta in condizioni difficilissime per quello che era successo prima, portato a casa e gestito come meglio non poteva essere. Da San Diego con Lino Guglielmo, linea allo studio.